Buongiorno, ragazzi. Quante volte vi devo dire che la sedia della cattedra deve stare qua? Basta, basta. È la quarta volta che non lo dico. Adesso basta. Oggi interrogazione, così vediamo. Tranquilli però. Ci penserò io a mettervi sottosopra in questi giorni di periodi. Adesso vedrete che succederà a tutti. Interroghiamo oggi, mi spiace. Ve la siete cercata voi, ragazzi. Quando fate i bravi, imparerete. Tanto poi vedremo che vi succederà. Guardate che noi insegnanti siamo nati prima di voi e non siamo stupidi. Capito, Andrea, che ridi sempre ogni volta che mi vedi? Non sto parlando solo con te. Non sto parlando solo con te. È tutta la classe. Ogni volta che entro in classe mi deridete. Quindi da oggi sarò molto severa, più del solito, e delle interrogazioni di storia e geografia le faremo ogni settimana, anche quando non c'entra niente. Ah, ragazzi, guardate, approfondimento oggi non si fa, per punizione, così imparate la prossima volta ad essere più educati in classe. Adesso tirate tutti fuori il libro di storia e interrogo. Non mi interessa, Giovanni, zitto! Interrogheremo tutta la classe e chi non ha studiato diventa direttamente un 4 sul registro. Così vediamo e gli caricherò un sacco di compiti e gli tirerò una bacchettata sulle mani che non si dimenticherà mai. Sono stata chiara, ragazzi? Bene. No, 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 voglio vedere nessuna lacrima di coccodrillo, va bene? Prendi un fazzoletto e asciugati. Ti sei fatto male? Non mi interessa. Tu ora vai dall'infermiera e ti vai a... No, non ci vai. Non replicare, ti metto una nota. No, no, non replicare, ho detto. Marco, non replicare. Non piangere, ho detto. Non mi interessa che ti sei fatto male alla mano. La prossima volta impari. La prossima volta impari, capito, Marco? Ops. Marco, la prossima volta ti impari. Basta. Basta. Adesso apriti il libro di storia, pagina 164. Agatha, leggi. Ma perché non seguite la lezione? Ragazzi, e basta adesso. Ho detto di aprire il libro a pagina 164, non ve lo ripeto più. L'abbiamo già letta? Non mi interessa. La rileggiamo un'altra volta, così la studiate meglio. Ah, sappiate, domani verifica di geografia. Assegnatelo sull'agenda. Sì, ho bisogno di voti, siamo a marzo. Ho detto di segnarla, subito. O vi faccio fare una brutta fine fino alla fine dell'ora. Non mi interessa, Giovanni. Zitto. Voi con la professoressa di italiano non parlerete, va bene? Ora è storia. Italiano viene alla seconda ora. Quindi alla prima ora, freschi freschi, interrogo. Giovanni, l'interrogato, visto che hai parlato. Zitto, mo. Zitto, devi starti. Basta. Basta, Giovanni. Hai rotto le scatole. È dall'inizio dell'ora che stai parlando. Stesse di taroccate, parlerò con la collaboratrice. Ho detto apriti il libro a pagina 164, non me lo fate ripetere più. Ho metto una bacchettata sulle mani. Ah, vedo che mi state sfidando. Volete che diventi una strega, eh? Ho detto apriti il libro! Muoviti! Sara, muoviti! Apri il libro a pagina 164. Comincia a leggere, va? Agatha, tu continui dopo. Leggi! Guarda che non sto scherzando, Sara. Se non leggi ti metto un 4 e ho anche un'annotazione. Ho detto di leggere! Leggi! Sara? Sara, sto perdendo le staffe. Ho detto leggi! Bene, ve la siete cercata. Interrogazione. Adesso sceglierò io. No, è inutile che mi nascondete dietro i libri. Vi vedo, non sono stupida. Antonina, abbassi il paravento, per favore. Andrea, interrogato, vieni, visto che ridi sempre. Ah, non hai studiato? Non accetto giustificazioni, Andrea. Interrogato e 4 ti meriti anche, visto che non hai studiato. Antonellina, parlami della Prima Guerra Mondiale. Come non l'abbiamo studiato? Che se ne va a dire, non l'abbiamo studiata? Non mi interessa che è un argomento di terza media, lo dovete sapere a prescindere.
Non mi interessa, se è mi prima media, dovresti saperlo. Parlami della Maggese. La Maggese avviene a maggio, ma sei pazza! 4, Antonina, 4, vai a posto. Basta, in sta classe non metto più piede se continuate così. Giuro che vi faccio cambiare, vi denuncio tutti. Ho detto che dovete studiare. Impreparati che non siete altro. Non piangere tu, Antonellina, non piangere! È ciò che vi meritate, siete degli stupidi testardi! Non studiate mai storia! Quando imparerete? Ah, sappiate che se continuate così, da oggi fino alla fine dell'anno, e intendo fino a tutti e due gli anni che farete ancora, sarò molto più severa del solito. Non mi interessa che ci siamo conosciuti a settembre. Settembre passato eravamo allegre, scherzose, ma adesso? Da ottobre in poi sono diventata molto cattiva e severa e quindi vi tratterò come se fosse dei miei figli. Quindi ho detto che dobbiamo leggere pagina 164 e vi darò da studiare un intero capitolo, visto che non avete studiato per oggi. Penso di essere stata chiara, ragazzi. Vero? Non alzatemi a fare la voce, se no si sente il presidente in classe. Figure di merda, come non le voglio fare. Capito, ragazzi? Beh, adesso... Non ho detto di leggere. Muovetevi! Muovetevi, diventi una bestia! Ho detto di leggere! Leggi, Antonellina! E vi siete persi tutti! Basta, io non leggo. Adesso non possiamo guardarci un'ora in faccia, va bene? Andrea, leggi. Ma che stai leggendo? Ho detto 164! Come sei arrivata a pagina 165? Dobbiamo leggerla dopo 165. Andrea! Non basta che non hai studiato. Non stai nemmeno seguendo la lezione. Oh, santo cielo, in questa classe non ci metto più piede quando è venerdì. Avanti. Mo, fatemi fare un'altra figuraccia, eh. Chi è? Sarà l'educatrice. Oh, non di nuovo. Non di nuovo. Saranno altri ragazzi. Va bene. Stavo dicendo, volete anche il caffè? Eh? Volete anche il caffè? Non mi interessa, ragazzi. Comunque sta personale. Quindi studiate pagina 164, 165, fino a pagina 170, cioè, fino a pagina 179. Va bene? Vista di lezione così imparate a studiare. Asini. Indisciplinati che non siete altro. Tutti, tutti. Adesso basta davvero. Basta, basta. Basta adesso. Mi sono stancata di vivere in sta casaccia. Bene, adesso basta. Basta. No. No, non posso, ragazzi. Faccio venire la collega. Che cosa c'è? Ragazzo, sto arrivando. Vabbè, no, ora devo fare il simpatico. Una B. Ci vediamo dopo, cara. Alla ricreazione vengo, va bene? Ciao, grazie. Grazie, Carmelo, ciao. Buongiorno, ragazzi. Che sono questi musi lunghi? Che avete fatto? Perché stai piangendo, Antonellina? Un attimo la collega, dimmi. Le schede. Ah, grazie, 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 le do dopo. Che è successo, Antonellina? Perché state piangendo? Avete fatto la lezione di storia? La professoressa ha messo 4 a tutti. Lasciatela perdere, ci parlerò con la professoressa Francesca. Lasciatela perdere, mo ci sono io e vi... No, io ragazzi, io vi capisco, non vi preoccupate. Non sono cattiva come gli altri. Io vi capisco, siete come dei miei figli. Un attimo, di nuovo lei. Che c'è?
cappuccino che ha ordinato. Ah, grazie, quanto viene? E cornetto. No, niente. Vabbè, lo mangerò dopo. Vabbè, ora sto facendo lezione, ci vediamo dopo. Ok. Vabbè, ragazzi, stavo dicendo, io vi capisco, siete come la mia seconda casa. Quindi non me la prendete con me. Cioè, io non vi ho fatto niente. Lo so che io vi capisco, Antonellina, lo so. Dai, adesso prendi un fazzoletto e asciugati con le lacrime. Giovanni, puoi accompagnarla in bagno? Sì, dai, va, va. Dai, Antonellina, ci vediamo dopo. Bene, ragazzi, oggi ho fretta. Chi è? Scusate, non posso adesso. Sto facendo lezione. Ci vediamo dopo. Quindi stavamo dicendo che... L'ha detto la nostra prof. Si sta sentendo male la nostra prof. Oh santo cielo. Deve venire. Sì, ma io devo fare lezione. Oh. Chi è, mo? Se è quella lì, se è la collega di storia non vengo, eh. No, è quella la professoressa Francesca. Oh santo cielo, Carmela. Vado io intanto. Controllo la classe. Chiamate la 118. Ragazzi, scusate, avvengono questi incidenti anche a scuola. La vostra prof di musica è svenuta in corridoio. Può chiamare lei? Sì, la chiamo subito. Dov'è? Telefono della scuola, stai in un cassetto. Chiamo la 118. 118, pronto, scusa? Oh no, santo cielo. La professoressa Carmela Stano sta svenendo in corridoio. Sì, sì, venga subito, 118, vi prego. Portate 5-6 infermieri. Sta svenendo, portate una barella di soccorso. Ha avuto un attacco cardiaco, è svenuta. Non respira più. Sì, sì, venite veloci, mi sto preoccupando. Ciao. Scusate, ragazzi, sono incidenti che avvengono anche a scuola. La vostra prof sta svenendo. Non so, ragazzi, che è un po' doloroso come cosa, però dovete capirla. È anche anziana quella poveretta. Vabbè. Carmela, ci vediamo dopo. Oh no, di nuovo la collaboratrice. Che è successo? Ragazzi, non voglio sentire niente. Sto preoccupatissima per lei. Va bene. Qui stiamo dicendo, vi capisco. Oh, santi nomi. Sta morendo. Sta arrivando. Sì. Chiamo anche mio marito. Caro, vieni. Aiutatemi, la mia collega sta morendo. Vieni caro, vieni, ti prego. Porta anche un'ambulanza. Sì, vieni con la 118. Fai passare da casa tua gli infermieri. Sì, ciao Mario, ciao. Dicevamo, ragazzi, quindi stavamo dicendo, io vi capisco, siete come i miei figli, lasciatela perdere quella professoressa, è soltanto una brutta bisbetica. Lasciatela perdere. Che cosa ha fatto? Vi ha pure insultati? Lo so, ragazzi, lasciatela perdere. È anche un po' pesante la professoressa Maria Francesca. La conosco sin da quando avevo 50 anni. Da quando avevo 20 anni. Lei ora ne ha 52. La conosco da tantissimo tempo. È sempre stata così, è sempre stata severa. È stata sempre severa, un po' antipatica. Lo so che fa così con voi. Certo, il primo anno, vi capisco. Andrea, dai, non piangere, non fare così. Ti ha messo 4. Perché? Lo so, me ne sono accorta anch'io che al posto del sedere ha una mongolfiera. Lo so. Ma però è dimagrita. Il primo giorno avevo una mongolfiera tanta al posto del sedere. Sì, lo so, ti capisco. Dai, adesso vai anche tu in bagno e asciugati con le lacrime di coccodrillo, dai, sei brutto quando piangi. Se mi fai tenerezza, da, vai, vai. Riguardo a voi, ragazzi, chi è stavolta? Adesso la bambina, chicca. Okay. Allora, se ne sta andando a casa. Ok. Ma come, chicca non dovrebbe stare in questa classe? Vabbè, era la bidella. Ah, no, sei tu, dimmi, cara. No, era
Dove è andata? No, era un'antonellina un po'. Ma tu li dai sta classe? Ah, l'antonellina sta ancora fuori. E fammela. Sta con Giovanni? Chi? Antonellina, doveva stare in classe, falla venire. Ah, eccomi. Chicca si è andata a casa. Si è sentita male forse. Va bene ragazzi, beh, io vi capisco, ve l'ho detto. Comunque, visto che io sono più buona degli altri, non... oggi per caso vi do soltanto un esercizio, va bene? Vi do il numero... Fatemi dare un'occhiata. Fatemi dare un'occhiata dal telefono, per quel libro dal telefono. Vi do soltanto il numero 5 di pagina 144. Ciao. Va bene, ciao, ciao, cara. Vi do il numero 5 di pagina 44, va bene? Sì, soltanto uno, da. Sapete che non sono una professoressa antipatica come le altre, che vi dà un sacco di esercizi tutti per domani. Ah, questo esercizio, dato che domani dobbiamo fare approfondimento, sì, lo so, anche se insegno italiano. Sì. Antonellina, devo uscire. Antonellina, dai, preparati, preparati. Ma... C'è la mamma? E Agata. Ma... Antonellina non se n'è già andata adesso. Antonellina è qua. È dietro di te. Ah, ciao! Antonellina, dai, esci, esci, dai, amore. Oh. Ci vediamo domani. Ah, domani, Antonellina? Domani dobbiamo vedere, facciamo approfondimento, non facciamo grammatica, quindi non portare nessuno. Oh, yeah. Ah, domani vedremo un film bellissimo, vi stupirà. Vedremo Alice nel Paese delle Meraviglie, del 1951, va bene? Lo vedremo quello vero. Sì, sì, lo so. Perché dire che oggi ho fatto approfondimento? Ma sto andando, che lo so, lo so. Dice la prof, la prof, portate il rosario di Santa Rita. Ah, mi ha detto la prof di religione di portare il rosario di Santa Rita. Che? Mi ha detto la prof di religione di portarmi il rosario di Santa Rita domani. Quindi portatelo tutti. Va bene ragazzi, quindi domani vedremo il film di Alice nel Paese delle Meraviglie. No, tranquilli ragazzi, non faremo nessun test in classe, vi faremo soltanto vedere i film e vi farete un disegno del vostro personaggio. Lo te la presento al mio Alice, il cappellaio matto, il bianconiglio, la regina di cuori, oppure lo stregato, o il bianconiglio. Sì, sì, quello che volete, vi metterò anche il voto. Vabbè, sappiate, siete tutti dei bravi artisti in questa classe, vero? Sì, anche se non sono la vostra prof di arte, però accetto comunque i disegni che fate. L'importante però che ascoltate bene il film, va bene? Bene. Direi che dovete fare approfondimento alla prima ora. Al posto di. Dovete fare approfondimento all'ora di storia. Però la prof si è arrabbiata perché non avevate studiato, non avete portato il libro. Lo so, lasciatela stare quella lì. È soltanto una brutta antipatica. No, no, facciamo anche così nelle classi quando avevamo io e lei collaboravamo nella terza C. Era sempre così, era sempre antipatica, era la solita. Non era mica bella gentile come me. Bene, va bene ragazzi, quindi che dire? Ci vediamo. Adesso l'ora sta suonando. Ah no, no, ci mancano ancora 5 minuti. Sono ancora le 9, le 9.04. Sono ancora le 9.45. La ricreazione suona al 57, quindi ci manca ancora 6. Quindi che ne dite ragazzi, facciamo qualcosa? No, vabbè, da sta personale ragazzi, quindi che dire, vi capisco, sì, sì, ve lo dico, non piangete più, da, vi fate così, mi fate tenerezza. Vabbè ragazzi, devo andare in terza C adesso, ciao, devo andare in prima C, ciao. Chi ti devo portare i saluti? Salutarti Chicca? Va bene, sì, te la saluterò anche Giusi, va bene, ciao, ciao, ciao.